Chi dice donna dice dono, recita lo slogan dell'evento organizzato ormai da anni dall'Avis Fano per celebrare il mondo femminile nel mese di novembre. La donna, infatti, generatrice di vita, è al centro dell'iniziativa denominata Donazione in Rosa. E per l'occasione, mercoledì scorso, si è svolto un Donor Day al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce, durante il quale è stato possibile donare sangue e plasma in tutta la giornata, coccolati da medici, infermieri e volontari dell'Avis, sempre pronti ad accogliere chi compie questo gesto nobile e di grande civiltà. Il mese di novembre ormai è un appuntamento tradizionale con l'Avis e soprattutto questa dedica alle donne, al dono. Una volta chi diceva chi dice donna dice danno, è stato bellissimo invece coniare questo nuovo slogan, chi dice donna dice dono, come generatrice di vita, ma anche, diciamo, come dono di pazienza, di attenzione, di amore, e adesso anche come donatrice di sangue e di plasma. Soprattutto sono moltissime le donne che tendono alla donazione del plasma, ma la donna rimane donatrice anche in gravidanza come donazione di cordone ombelicale. Non lo dimentichiamo, perché anche questo è un dono che offre una opportunità in più a chi aspetta un trapianto di midollo, che poi alla fine sono soprattutto dei bambini, ma non solo. Quest'anno inoltre è nata un'importante collaborazione con l'ILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Siamo molto contenti di questa collaborazione con la LILT, anche perché sappiamo tutti che ottobre è il mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno, per cui per continuare a mandare un messaggio positivo abbiamo avuto proprio l'idea, visto che novembre è anche il mese dedicato alla donna, di offrire un servizio in più alla donna, intesa come generatrice di vita, e anche attraverso il gesto della donazione di sangue dona nuovamente vita. La Donazione in Rosa è un'iniziativa che va avanti da anni e quest'anno abbiamo deciso di arricchirla grazie appunto a questa collaborazione. Infatti alle donne verrà consegnato, oltre al classico buono della colazione, anche un buono dove loro potranno contattare direttamente la LILT per prendere un appuntamento per una visita senologica al seno. Per noi questo è molto importante, perché oltre a mandare chiaramente il messaggio della donazione di sangue, mandiamo anche un messaggio sulla prevenzione, perché è molto importante chiaramente prevenire piuttosto che curare, come si dice a volte. Quindi continuare a mandare messaggi sempre positivi legati ovviamente al mondo della solidarietà.